Viva le sorelle, viva la vita! Vadano nei salotti buoni in motoscafo in piscina, per me vale più Roncadelle di tante chiacchiere in campionato città. Voi siete la risposta. Poi hanno girato il video anche di 20 buontemponi che sono qua da qualche parte, che però mi hanno girato il video, hanno un programma politico molto preciso per il paese, cioè hanno un'idea molto evoluta, molto democratica, molto sviluppata. L'unica cosa che sono riuscito a capire è che dicevano Salvini, Salvini vaffanculo. Quindi un'idea di città bella, accogliente, solidale, generosa, noi a questi poveretti rispondiamo con un sorriso, un bacione e tanto affetto. Perché quelli che parlano ancora di comunismo nel 2020 hanno bisogno del malox. Quindi prima avete parlato di una città, i sindaci sono fondamentali perché tutto passa attraverso i sindaci. Pensiamo a uno dei temi più importanti di questi giorni, dei prossimi giorni, che la Lega ha sollevato per prima e da sola mesi fa, dicendo al governo attenzione, perché se non vi muovete, se non vi svegliate a settembre sarà un casino. Ed è un tema che entra in casa di tutti, perché è la scuola. Noi fin dai primi giorni di chiusura dicemmo attenzione alla scuola, attenzione ai bimbi, attenzione alle classi, attenzione alle palestre, e quelli ridevano. E c'era quel fenomeno dell'Azzolina che passava il tempo a insultarmi e a giocare coi banchi con le rotelle. Mandiamo a casa questa incapace, mandiamo a casa una catastrofe per la nostra scuola. Banchi con le rotelle possono andare bene qua il sabato pomeriggio al parco di Roncadelle a giocare agli autoscontri col calci in culo, ma non possono essere uno strumento didattico per i nostri bimbi e per i nostri insegnanti. Siamo arrivati oggi, 2 settembre, e leggiamo sul Corriere della Sera 50.000 cattedre vuote. Problemino numero...
Soluzione: stabilizza i precari che sono nelle classi bresciane da 10, 15, 20 anni e stanno facendo il loro lavoro. Lasciali qua, invece ogni anno c'è il tour, il giro d'Italia degli insegnanti. Tu eri a Brescia, vai a Palermo. Tu eri a Palermo, vai a Udine. Tu eri a Udine, vai a Genova. Vogliamo lasciare per gli anni che meritano la continuità didattica, significa avere per lo stesso bimbo la stessa maestra dalla prima alla quinta, per rispetto degli insegnanti e per rispetto degli studenti. Questo significa autonomia. Autonomia, non puoi usare gli insegnanti come pacchi postali e togliere le certezze ai bimbi. C'è una mamma che rappresenta i bimbi autistici che ha deciso di denunciare l'Azzolina per discriminazione nei confronti dei bimbi disabili. Se ha il coraggio di farlo, la seconda firma per la denuncia sarà la mia, perché non ci possono essere bimbi dimenticati, bimbi lasciati fuori dalle classi. Quindi la scuola, le tasse, questi che non hanno mai visto un'azienda, una bottega, una fabbrica bresciana nella vita, hanno fatto pagare le tasse in pieno agosto a 5 milioni di artigiani, commercianti, imprenditori e partite IVA, perché per loro c'è lo smart working, c'è qualcuno che già non fa una mazza in ufficio, figurati col lavoro a distanza. Quindi ti figuras, lo smart working, sì. Smart working è bordo piscina, non è, diciamo che io preferisco il lavoro in presenza, la scuola in presenza, la didattica in presenza per rispetto. C'è il tema delle pensioni che si affaccia. Io in ogni piazza, anche prima, a Rovato, ho trovato tre persone che mi hanno detto: Matteo, grazie, al di là dell'ideologia, della politica, perché il lavoro, gli sciroccati di là che insultano con la bandierina rossa a Monza, il Gran Premio, a Gormella, Ferrari, vanno a Roccadelle, non capiscono che il lavoro non è di destra o di sinistra, la pensione non è di destra o di sinistra. Uno dei miei motivi di vanto come Lega in Parlamento è di aver mantenuto la promessa che avevo fatto a milioni di lavoratrici e lavoratori italiani: votateci e cancelleremo la legge Fornero. Ci avete votato e abbiamo cancellato la legge Fornero. E guai se il PD proverà a rimetterla, perché faremo battaglia se provano. Come fai a sequestrare fino a 7 anni un uomo in fabbrica, in a scuola, ozio, in cantiere? Quindi lavoro, scuola, tasse, autonomia. I sindaci sono fondamentali anche sul tema sicurezza, perché ve lo spiego molto velocemente: stanno sbarcando ancora in queste ore altre centinaia di clandestini indesiderati, per il momento li tengono pigiati in Sicilia. Pensate che il centro immigrati di Lampedusa, che io ho visitato il mese scorso, è autorizzato per 160 immigrati, ce ne sono dentro oggi 1500, uno sulle spalle dell'altro, e hanno cominciato a contagiare anche i poliziotti e i carabinieri. E io sono vicino a quei poliziotti e a quei carabinieri che si stanno sacrificando e stanno rischiando la vita per colpa di un governo di imbecilli che non riesce a fare quello per cui è pagato. Però per il momento li tengono là. Ma sapete cosa succede dal 20 settembre, da quando saranno passate le elezioni regionali? Che inizieranno da Roma, dalle prefetture, a chiamare i sindaci, perché non ne possono tenere 10, 20, 30 mila in Sicilia. Allora inizieranno a telefonare anche alla prefettura di Brescia, e arriverà la telefonata anche al sindaco di Roncadelle. E avere un sindaco con coraggio e intelligenza che difende la sua comunità significa che se chiamano da Roma a Roncadelle e trovano Elisa sindaco, la sua risposta è che a Roncadelle per i clandestini spazio non ce n'è, spazio non ce n'è. Abbiamo già dato i soldi del comune, vanno per i bresciani, per gli anziani, per i disabili, per i genitori separati, per le famiglie in difficoltà. Non c'è bisogno di ulteriori. E arrivo a quello per cui mi manderanno a processo. Non ci sono più i contestatori di una volta. Ragazzi, non si sente una mazza! Quello che
hanno bevuto troppo fino a tardi, non hanno più voce. Io non ce l'ho perché sto facendo una media di 7-8 incontri al giorno, però il bello della democrazia è che per Roncadelle voteranno i cittadini, non quattro papà, e non vedo l'ora che arrivi il giorno del voto. Quindi voi votate il 20 e il 21 settembre, peraltro il 21 settembre è anche San Matteo, quindi avete due Matteo a cui fare un regalo o meno, scegliete quello giusto. Quello là lo vedo un po' sovrappeso. E poi il 3 ottobre ci sarà un processo strano a Catania a un tizio che va in giro con i Bermuda, che aveva detto a tutti gli italiani: se mi votate bloccherò gli sbarchi. Mi avete votato, ho bloccato gli sbarchi, mi mandano a processo e vado a processo a testa alta e orgoglioso di quello che ho fatto. A testa alta e orgoglioso di aver difeso il mio paese, i nostri figli, le regole, l'onore, la dignità e i confini. I nostri nonni, io avevo due nonni che la guerra l'hanno fatta e hanno fatto in tempo a raccontarmi i tempi di guerra, perché erano uno del 18 e uno del 20. E mi raccontavano che quando c'era la guerra, quella vera, primi a scappare per salvarsi dalle bombe e dalla violenza erano le donne, le mamme, i bambini e gli anziani, i primi a sfollare. Poi quelli che sbarcano adesso sono tutti ragazzi di 25-30 anni, belli robusti, col cappellino, il telefonino, le scarpe da tennis e il cagnolino al guinzaglio. È una guerra strana. Una guerra strana, lasciano là teoricamente le mogli, le figlie, le madri e scappano loro. Io ho come l'impressione che questa gente non stia scappando dalla guerra, ma che sia un'invasione controllata, voluta e organizzata per togliere di mezzo gli italiani, i nostri valori, il nostro modo di vivere, di lavorare, di pregare, di amare e di ragionare. Quindi l'immigrazione controllata è un fattore positivo. Io lo ribadisco da nord a sud, il mio problema non è l'immigrato, il mio problema non è il colore della pelle, uno può essere nato dove il buon Dio vuole. Pensate che noi abbiamo candidato in regione Campania, nelle liste della Lega, una ragazza di 37 anni, nata in Costa d'Avorio, adottata da una famiglia lombarda, trasferitasi a Napoli per amore del suo compagno, candidata della Lega in Campania, ragazza in gamba, lavoratrice di colore, una sequela di insulti da sinistra, negra, infame, leghista, venduta, che mi conferma nell'idea che gli unici razzisti rimasti in Italia sono a sinistra e vanno in giro con la bandiera rossa. Gli unici che distinguono in base al colore della pelle sono a sinistra e vanno in giro con la bandiera rossa. Perché per me uno può essere bianco, nero, giallo, rosso o fucsia. A me interessano le persone per bene e le persone per male. In Italia si arriva se si ha il permesso di arrivare. Altrimenti ti metto sul primo barcone e ti rispedisco da dove sei arrivato, perché non ne posso più di spacciatori, scippatori o delinquenti. Questo è il paese in cui vogliamo crescere. Quindi in bocca... C'ho il microfono che è un po' della CGA. Che va un po' a minuti alterni, però va bene, tanto ci siamo capiti. Manken des Dotti, ci vota il 20 di settembre. Vi chiedo di metterci il massimo dell'impegno. Qua mi hanno detto che da 30 anni, da 40 anni governano sempre gli stessi. Ragazzi, dopo 40 anni c'è voglia di cambiare a Roncadelle, sì o no? Sì o no? Dipende da voi. Conto di tornare a incontrare Elisa con la fascia tricolore di sindaco e conto di tornarci da presidente del consiglio di questo autonomo. In bocca al lupo, viva Roncadelle, viva Lombardia e viva le donne che hanno il libero in questo paese. Grazie di cuore.
dopo.